Signore e signori, oggi una ricetta pazzesca, super interessante, che vi stupirà. Che dite, oh, ma veramente con quegli ingredienti si può? Perché questa è stata un po' la mia stessa reazione quando ho visto questa cosa fantastica, ragazzi. Con un ingrediente riuscite a fare delle crepe, ma delle signore crepe che sono veramente buone, tra il resto. Cioè, non è che viene in forma una cosa un po'... Ok, ve lo svelo. Aspettate un attimo. Dov'è che l'ho messa? Sono le lenticchie rosse, ragazzi, le lenticchie rosse decorticate. Esce veramente una crepe, sia da condire salata che dolce, perché io addirittura l'ho condita dolce e è tanta roba. L'impasto è neutro, non è che ha un gusto particolare. In più sono vegane, senza glutine, senza lattosio, senza uova, quindi veramente sono perfette per tutti. Questa idea l'ho presa online guardando Instagram, mi pare, sì, o TikTok forse, non mi ricordo. Comunque l'ho leggermente modificata perché le percentuali delle quantità erano, non so, non mi sono trovato bene. L'ho modificata un po', così a me è piaciuta tantissimo. Sembrano veramente delle crepe vere. Siete pronti che vi insegno la ricetta? Via. Ho messo in ammollo un bicchiere di lenticchie rosse in 2,5 bicchieri di acqua. Le dobbiamo lasciare in ammollo per circa 2 ore, almeno 2 ore, meglio se 3. Comunque magari, non so, la mattina potete farle piuttosto che nel primo pomeriggio per la sera, e le lasciate là tranquille, insomma, tanto devono solamente idratarsi, non dovete farci niente. Passato questo tempo, voi con un mixer frullate, con un frullatore ad immersione, con un mixer frullate molto bene, dovete ottenere una crema omogenea. Mettiamo anche un pizzico di sale, insomma, per dargli la sapidità, e poi cominciamo a cuocere. Allora, ho fatto varie prove, ho capito che il metodo migliore per cucinarle, per avere proprio un risultato molto molto simile, se non quasi identico a quelle delle crepe normali, è questo metodo qua. Seguitelo bene. Allora, prendete una padella, ungetela con un goccino di olio di semi. Io mi sono aiutato con il pennello per fare un lavoro più pratico. Quando è abbastanza calda, ma non deve assolutamente essere bollente, perché altrimenti la pastella si rapprende in fretta. Tra questo è una pastella che si rapprende più velocemente rispetto alla pastella delle crepe normali, quindi se la padella è un pochino meno calda è meglio. E voi ovviamente prendete un bel mestolo di impasto, non essendoci la farina è sempre meglio ogni volta che fate la crepe mescolarlo bene, in modo tale da avere un impasto omogeneo, perché altrimenti tende magari un pochino a separarsi la parte acquosa dalla parte polposa. E poi le cuocete, quindi prendete il vostro mestolo, lo distribuite bene, scuotete un po' la padella, insomma, in modo tale da avere proprio una crepe omogenea, e come per le crepe le cucinate circa 2 minuti per lato. Sappiate che quando l'impasto l'avete distribuito potete un pochino alzare la fiamma, quindi insomma cucinare le crepe a fiamma media, stando ben attenti. E quando sentite questo rumore, che l'ho ripreso, sentite questo scrocchierellamento, ok, potete girarle. Quando le girate le fate cucinare ancora 20 secondi, poi basta, le disponete sul piatto una sopra l'altra, che così si mantengono belle morbide, elastiche, con l'umidità. Poi quando sono pronte le potete condire, ve lo assicuro, in tutti e due i modi. Io, siccome era l'orario della merenda, me la sono fatta con fragole, banana e crema alle nocciole fondente, buona, bella, che adoro. Le fai salate, stessa cosa, cioè puoi condirle con qualsiasi cosa che va sempre bene, in poche parole. Basta, la ricetta è finita. Come vi sono sembrate? Carine, dai, la ricetta è carina. Poi sapete, a parte essere così versatili, sono anche ricche di proteine vegetali, che sono comunque proteine nobili, pochissimi grassi saturi, sono facilmente digeribili anche queste crespelle. Insomma, secondo me è una bella alternativa. Fatemi sapere poi, ovviamente, se le provate a fare. Sappiate che se mi volete taggare, io sono solo contento. E tra parentesi, io lo dico sempre, su Instagram trovate anche altre ricette, non solo quelle che propongo su YouTube. Che dire, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video, venerdì, se rimango così puntuale, venerdì ore 15, insomma, esce un nuovo video. E vi lascio qua, come sempre, altri 2 video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e attivando la campanella rimanete sempre aggiornati sui nuovi video, sui contenuti, nuovi contenuti. E qua invece c'è, qua, ecco, c'è il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta, così come tante altre ricette che, insomma, ho proposto. Grazie tantissimo per essere stati qua. Ci vediamo prestissimo.